qual è la situazione in questo momento al pronto soccorso di Careggi? No, al pronto soccorso di Careggi è abbastanza tranquilla, perché abbiamo avuto dei picchi di proprio arrivi nel periodo proprio natalizio, dopodiché oggi è un pochino più meno consistente l'arrivo. Quindi l'incremento che abbiamo avuto è intorno al 20% ed è legato sia al picco influenzale, ancora il picco influenzale non c'è, perché il picco influenzale verrà a metà, siamo vicini, a metà, alla fine di gennaio. Però ecco, è dovuto a casi di influenza complicati da polmoniti e anche Covid. Però il rapporto, per esempio, di 60 persone, quindi il 20% circa, è 50 che sono complicati, le influenze complicate, e 10 sono i Covid. Quindi il rapporto è 5 a 1 tra Covid e influenzale. Quale può essere la soluzione per evitare i problemi ai pronto soccorso che ci sono anche in altri ospedali toscani? C'è chi parla di reparti ad hoc, ad esempio come ha fatto l'Emilia Romagna. Quale può essere nel caso di emergenza la soluzione? Ma dunque, nel caso di emergenza noi siamo già pronti per le emergenze. Il problema è, lei capisce, che se invece di arrivare 200 persone ne arrivano 350 è ancora più di un'emergenza, una iperaffluenza. Noi abbiamo dato così a tutti i cittadini, abbiamo servito tutti i cittadini, anche se hanno dovuto aspettare un po' di più, perché aspettando un po' di più magari qualcuno si è lamentato, ma tutti sono stati serviti. Il piano sarà un piano di ristrutturazione che è previsto da una delibera regionale, che dovrà avere un po' di tempo per essere applicato, ma sappiamo già come comportarci. Quanti degli accessi potrebbero essere evitati, cioè sono codici bianchi o magari di persone spaventate che vengono al pronto soccorso? Vede, il problema dell'appropriatezza del pronto soccorso è una discussione ormai da tempo. Le persone che vengono al pronto soccorso vengono perché hanno bisogno di salute e di assistenza, qualsiasi sia. Certo, ci sono anche quelli che vengono che non hanno bisogno di grandi cure, però hanno bisogno di essere consolati in quella della loro malattia acuta in quel momento, anche un mal di denti.